pubblico, dalle grandi occasioni al Paolinelli di Ancona per la finalissima di Coppa Marche di prima categoria. Andiamo subito a vedere le formazioni in campo per questa finalissima e cosa hanno scelto i due tecnici. Partiamo con la Real Cameranesi. Felicetti, Stocchi, Baldarelli, Casaccia, Baldini, Baro, Razzughi, Barchionne, Bocci, Anconetani e con il numero 11 Cola. L'allenatore il signor Giorgio Pantalone. Risponde la Vigor Montecosaro del tecnico Gregory Pierantoni con Caligari, Filacaro, Beruschi, Tidei, Marcantoni, Bernabei, Ciconofri, Tulli, Guermandi, Baiocco e con il numero 11 Di Biagio. L'arbitro è il signor Alfred Tavani di Iesi con i suoi collaboratori Malatesta e Di Tolla di Ancona. Si parte per la finale e al quinto minuto l'occasione corner di Casaccia per la Real Cameranese, spiovente che arriva in aria sulla testa di Razgui che appoggia per Baro in rovesciata, manda alto. Risponde la Vigor Montecosaro con il piazzato di Bernabei che Felicetti para agevolmente. Gli uomini di mister Gregory Pierantoni della Vigor Montecosaro al sedicesimo sfrutta una indecisione del reparto difensivo della Real Cameranese. Bernabei gonfia la rete ma non possiamo far vedere il gol per un problema tecnico e soprattutto per la scarsa luminosità dell'impianto del Paolinelli, quello della Federazione di Ancona. Approfittiamo per dire che era un impianto non adatto per una finale con oltre 1000 spettatori, privo anche di una tribuna stampa e poco agevole per chi dovrebbe occuparsi della comunicazione. Nelle immagini possiamo intanto vedere che arriva il presidente Panichi dopo la rete del vantaggio della Vigor e c'è anche il saluto con il vicepresidente Malascorta. Ma ritorniamo al calcio giocato, minuto 23, dunque Vigor in avanti per 1-0, azione spettacolare del 2-0 con il primo errore del guardialine che disorienta l'arbitro, ma andiamo nel dettaglio. Guermandi di tacco serve Di Biagio che va sul fondo, palla oltre la linea, mette una palla con i giri giusti che Tulli di testa gira, Felicetti esce a vuoto e lascia spalancata la porta di Bernabei, ancora lui che di sinistro in semigirata fa il 2-0. Torniamo a rallenti sulla palla oltre la linea, il guardialine avrebbe dovuto vederla. Procediamo, la Real Cameranese accusa il colpo, Anconetani di sinistro impegna Caligari che devia in corner. Il capitano Casaccia batte l'angolo e fa gridare al gol, ma la palla accarezza la traversa e va sopra la rete, sul fondo. Ancora Anconetani su calcio piazzato, chiama in causa Caligari che questa volta blocca in presa bassa. Dopo 3 minuti si va tutti negli spogliatoi per la pausa di metà gara. Fumogeni e festa in tribuna per le due tifoserie. Nell'intervallo, cioè all'inizio della ripresa, mister Giorgio Pantalone cambia strategia e sostituisce Baldarelli, responsabile delle due reti subite, e fa entrare Avarucci, fuori anche Baldini, non brillante la sua prova, ed entra Biagioli. Al minuto 7 della ripresa ancora uno svarione difensivo della Real Cameranese. Marco Tulli, lanciato da Micucci, entra in aria ma Felicetti con una mano devia il pallone che poi sbatte sull'attaccante e termina sul fondo. La Real Cameranese costruisce senza però pungere con un tiro debole del capitano Casaccia, para Caligari. Ennesima distrazione difensiva della Real Cameranese, Garofalo batte lungo, la palla arriva al limite dell'area dove Baldini stacca di testa per anticipare Guermandi, ma la deviazione diventa un assist per Marco Tulli che abilmente gira in rete infilando Felicetti che aveva valutato male l'uscita. Un perfetto pallonetto porta sul 3-0 il match. Partita finita? Assolutamente no, e qui le immagini sono eloquenti. Il tecnico Pierantoni a fine gara dirà: siamo come li matti de Monteco, famoso gruppo folcloristico, aggiungendo di essere lui il primo matto di questo gruppo. Ma l'allenatore conosce bene i suoi e nonostante l'incitamento, guardate cosa accade 30 secondi dopo. Casaccia recupera palla a centrocampo, scambia con Angeletti che lancia per Razgui. Per Marchionne che entra in aria e viene steso da Tidei.
rigore e secondo giallo per il giocatore della Vigor, che resterà in 10 fino alla fine del match. Dal dischetto Marchionni riaccende le speranze ai tanti tifosi anconetani trasformando il penalty. Adesso la Real Cameranese prende e comincia a spingere sull'acceleratore. Un cross imperfetto di Razgui prende la traversa con la palla che va in fallo laterale. L'arbitro Tavani di Iesi assegna in un primo momento la rimessa al Real, ma poi, dopo le accese proteste dei giocatori della Vigor, torna sui suoi passi e dice che la rimessa era della Vigor, giustamente. Tavani però è in confusione totale, rimessa laterale sbagliata di Ciccanofri, defende, intercetta di testa e serve Anconetani che di sinistro al volo mette in aria per Marchionne che va a franare addosso a Garofalo. Incredibilmente l'arbitro però assegna il calcio di rigore e ammonisce il giocatore della Vigor, errore gravissimo del giudice di gara. Purtroppo la sua prestazione in più occasioni è stata insufficiente e anche ha avuto poca collaborazione con i due assistenti di linea. Dal dischetto Marchionne concede il bis e infiamma i numerosi tifosi presenti in gradinata. Al 65esimo il risultato è di 3-2 e la Vigor Montecosero è in inferiorità numerica. Pier Antoni chiede il cambio e fa entrare Biondi al posto di Guermandi, ma l'attenzione in panchina e alle stelle. Dalla panchina Baiocco, che era stato sostituito al 28esimo del primo tempo per un infortunio, viene espulso per proteste dalla panchina. Minuto 70, la squadra di mister Pantalone preme in cerca del pareggio, che arriva con Casaccia che serve Marchionne, addomestica la palla, gira, mette in rete, tutto inutile, il giocatore era oltre la linea e in fuorigioco, questa volta la decisione della terna è giusta. Il tiro di Defendi non è pericoloso e Calligari para. Sull'altra sponda è Felicetti che evita la quarta marcatura e devia in corner un diagonale velenoso di Ciccanofri. Ottimo intervento. Siamo nei minuti finali. Calligari respinge male un tiro dal corner del solito Casaccia. Missia in aria e fallo di confusione. Occasione che sfuma per la Real Cameranese. Saranno 7 minuti di recupero concessi per le tante perdite di tempo e le tante ammonizioni combinate ai 22 in campo, oltre alla espulsione di mister Pierantoni che con molta calma lascia il rettangolo di gioco. Verrà concesso un minuto aggiuntivo di recupero oltre ai 7. Poi però arriva il triplice fischio che può far iniziare la festa alla Vigor Montecosero e ai suoi tifosi. Iniziamo le interviste del dopogara partendo dai delusi. Mister Pantalone, aspetta. Che partita strana, che partita strana. Sì, strana, poteva essere una bellissima partita giocata da due belle squadre, quindi merito per entrambe essere arrivate in finale. Però obiettivamente, cioè, sia da una parte che dall'altra, rovinata da una conduzione di gara, io non me lamento mai, per carità, non è nel mio stile, ma ci sono delle cose che mi lasciano un po' perplesso. Ecco, lo dico qui, chiudo il discorso e arrivederci. Parliamo per un attimo della partita, perché i 3 gol subiti sono stati un po' anche delle leggerezze difensive, secondo lei? Sì. Leggerezze difensive, perché alla fine in fase di costruzione non è che abbiamo subito così tanto, 3 volte sono venuti su, 3 volte ci hanno fatto gol. Questa è la partita, quando noi i primi 20 minuti siamo partiti abbastanza bene, tatticamente l'avevamo messi anche un po' in difficoltà con le due punte veloci davanti. Abbiamo dovuto cambiare modulo, che non abbiamo mai fatto quest'anno, perché comunque non è giusto parlare degli assenti, però vorrei menzionare Portaleone, che per noi è un terminale offensivo che sta facendo tantissimo, e arrivare a una finale senza di lui per noi è stato un po' difficile. Quindi abbiamo cambiato, ma i due davanti e tutto il complesso squadra si è mosso benissimo. Poi dopo abbiamo subito un gol. Il secondo mi dicono che era fuori mezzo metro, però probabilmente non c'ha senso neanche avere i guardaline, perché comunque tutti sbagliamo, però io ho visto troppi errori, ripeto, da una parte e dall'altra, perché anche forse anche il secondo rigore nostro forse era in dubbio.
quindi lo ammetto, ma tutto quanto ci è capitato a discapito è stato prima nel primo tempo e questo non lo accetto. Adesso testa al campionato perché siete lì. Sì, testa al campionato, ma per noi questa è una stagione fenomenale, cioè ricordiamo sempre che un anno fa noi lottavamo per non retrocedere e quest'anno ci ritroviamo a fare una finale, siamo ancora in lotta a 4 giornate dal termine per anche la prima posizione e quindi eccezionale il campionato, quindi non è una finale persa che incide su quanto i ragazzi che sono stati fantastici, cioè, se poi riusciamo anche a coronare un sogno, perché per noi è un sogno, per le altre squadre non è un sogno, ma noi sogniamo e quindi continuiamo a sognare, farlo ancora a 4 giornate dal termine è una cosa favolosa. Eccolo qua, il capitano Casaccia, ma tu sei non solo il capitano, sei la storia di questa squadra. Sì, dai, diciamo, mai una vita questo qua, dai, per me è una famiglia. Perdere la finale non è bello, no? Normale, però è stata una partita strana. Vabbè, non voglio parlare di episodi, anche se il secondo gol, secondo me, cioè no, senza secondo me, era fuori di un metro almeno, però vabbè. C'è la terna, visto così, sì, un po' condizionata e poi l'avevamo quasi ripresa. Non so, ci è mancato forse qualcosina, potevamo fare qualcosina meglio, qualcosina di più. Finale vinta, che partita strana, lo diciamo per l'ennesima volta perché sul 3-0 nei primi minuti della ripresa pensavamo tutti che fosse finita. E invece? Invece esistono i matti di Mondigò, no? I matti di Mondigò che sono un gruppo che va in giro per il mondo. Noi stiamo facendo di tutto per inserirci su quel gruppo lì, che andremo in giro con loro perché questa è una squadra che ogni tanto stacca la spina e quando stacca la spina facciamo degli errori gravi. Dopo il destino in questo momento ci punisce, ma adesso, stasera siamo riusciti a portarla in porto, anche se è due partite che prendiamo certi rigori che non voglio parlare di quello, però penso che abbiamo fatto 60 minuti di partita del gran calcio, anche perché abbiamo fatto una partita fino al 3-0 che penso che abbiamo giocato bene. Sono contento perché loro se lo meritano. Sabato abbiamo preso una grossa delusione e oggi se lo meritavano veramente. Hanno fatto, anche qualcuno è uscito con i grampi, oggi ha fatto giocare quelli che qualcuno non giocava sabato perché c'è un gruppo fantastico e niente. Sono contento per la società, per i tifosi, perché i tifosi, l'ho riletto anche sabato, ci ho avuto qualche screzzo ovviamente proprio per il voler bene la squadra e i tifosi, perché chiedevo un po' di supporto in più quello che loro ci stavano dando, ma io lo volevo di più perché io sono esigente, perché so anche io un matto, perciò delle volte sono contento anche per loro, perché i tifosi sono una parte integrante del gruppo, la società, il presidente, i 3-4 ragazzi che oggi non c'erano per infortunio, però secondo me se c'era una squadra che meritava eravamo nettamente noi, forse anche il risultato anche troppo stretto. Che è successo che alla fine si è fatto cacciare? No, è successo che io... Cioè, io sabato non ho detto niente, oggi non voglio di niente degli altri, però delle volte vedo delle cose che non mi piacciono e io non riesco a star zitto, però devo imparare pure a star zitto. No. Mister, però alla fine li ha chiamati tutti in gruppo per dire cosa? Per dire quello che ci siamo detti lunedì. Questa era una partita che volevamo vincere perché era una ciliegina sulla stagione, ma noi non siamo riusciti ad arrivare primi perché non riusciremo ad arrivare primi, ma abbiamo l'obiettivo di provarci fino alla fine. Ragazzi, io ho detto che oggi abbiamo fatto una partita stressante, ma quando si vince le forze si recuperano, perciò sabato a passatempo dobbiamo fare le buche e provare a vincere queste quattro partite.